ho scorso un po' rapidamente l'addendum per l'edilizia. Sì, eccolo qua. È molto... Sì, ormai ne ho avute tante copie. Se vuole, qui c'è anche la prima. Pensi. Non è che mi astringessi a rispondere lo scorso, ma purtroppo non ho la penna. No, vi dico candidamente, non lo firmo, ma per una difficoltà concettuale. Anzitutto c'è il ricordo di un contratto con gli italiani. Secolo scorso? No, era questo secolo. Era agli albori di questo secolo, quando si temeva il millennium bug, che è l'unico problema che questo secolo non ha avuto. E, ecco, no, ma proprio per una ragione concettuale, poi però vi dico qualcosa sulla sostanza. La ragione concettuale è che l'Italia è finita dove è finita dal punto di vista del debito pubblico, perché firmando o no, i politici hanno fatto troppe promesse alle singole categorie. Questa è stata la fine dell'Italia. Forse non è molto popolare dirlo alla vigilia delle elezioni. No, ma è la nostra, non hanno... è la verità, ma non da noi però, non con noi. Con i costruttori, lei avrebbe l'originale situazione della prima promessa fatta ai costruttori. Ecco, no, ma come? Ve l'hanno, cioè avete raccolto documenti che già recavano la firma di chi? No, adesso scherzi a parte, avete capito il concetto, insomma, avete capito il concetto, e quindi non lo firmo, però scorrendolo, Presidente, scorrendolo, devo dire che quasi quasi potrei firmarlo. Oh, questa è una buona perché... cosa. Ma non lo firmo. E poi voi non è che vi fidate di tutte le firme che voi raccoglierete. No,